Cos'è successo il 21 ottobre? Un malore all'aeroporto di Fiumicino, un malore molto grave, un'embolia polmonare, sono andata in arresto cardiaco, mi hanno trasportato d'urgenza qui all'ospedale Grassi, qui a Ostia, e un'equipe fantastica mi ha letteralmente salvato la vita. E oggi sono qui per ringraziarli, per conoscere alcuni di loro, per ringraziarli. Proprio perché da una situazione di estrema gravità sono riusciti a salvarmi e a permettermi di essere ancora qui con la mia famiglia oggi. Lei è un medico, quindi comprende le manovre e la Assolutamente sì. complessità della situazione. Era una situazione veramente drammatica, che in genere ha un esito decisamente più triste e che invece in questo caso è stata gestita al meglio. Ecco, lei con la sua famiglia siete protagonisti di un atto di riconoscenza nei confronti dell'ospedale Grassi. Assolutamente sì, abbiamo deciso di donare un ecografo al pronto soccorso per far sì che questi medici possano aiutare tante altre persone come hanno fatto con me. Mi sembra un esito felice per questa vicenda. Siamo assolutamente contenti, intanto per come sono andate le cose, per la professionalità e l'umanità che abbiamo dimostrato anche con il feedback che ci ha dato questa nostra collega, questa nostra giovane collega che è arrivata in condizioni drammatiche, la causa del cui arresto non era così chiara all'inizio, ma nel momento in cui abbiamo potuto vedere con l'ecografo una certa situazione del cuore, abbiamo potuto capire e immediatamente in pochi minuti risolvere la situazione che altrimenti avrebbe avuto purtroppo un esito diverso. La scelta di riconoscere attraverso un pensiero, un regalo al pronto soccorso mi sembra un atto in qualche modo positivo. Un atto non solo positivo, un atto che ci lascia tutti più contenti, più felici del nostro lavoro e che ci fa riscoprire esattamente la missione per la quale noi facciamo i medici e soprattutto il lavoro più bello del mondo, che è il medico d'urgenza, quello che salva le vite, quello a cui la gente si rivolge nel momento del maggiore bisogno e che quindi siamo in grado di dare l'aiuto più importante spesso nella vita di una persona.